Mister, le vittorie più belle sono quelle più sofferte, si sa, perché poi aiutano a crescere. Innanzitutto però, complimenti perché sia stata la sua mano, perché l'ha cambiata come un calzino con i cambi di ripresa. Grazie per i complimenti che giro completamente ai miei ragazzi, perché cosa che ho fatto poi tra l'altro negli spogliatoi per la prima volta da quando sono qui, perché oggi non era affatto semplice. Oggi questi ragazzi hanno vinto una partita difficile, una partita che nascondeva tantissime insidie contro un avversario che non aveva nulla da perdere, e questo sapete meglio di me quanto conti nel calcio. E quindi è motivo per cui ho fatto per la prima volta i complimenti dopo una vittoria. E la mia mano c'è stata, nel senso che è il mio compito, il mio dovere è quello di cercare attraverso dei cambi di dare dei vantaggi, di aiutarli il più possibile. E grazie poi a un'intuizione del mio secondo, del mister Laporta, che prima della gara mi aveva proposto la possibilità, qualora ce ne fosse stato bisogno, di mettere Sgarbi come quinto per essere più offensivi, e poi alla fine purtroppo ce n'è stato bisogno, quindi non so se riconoscergli dei meriti o se incavolarmi perché me l'ha gufata, però è stata un'intuizione ottima che ci ha dato dei frutti e ci ha dato la possibilità di riprendere una partita importantissima. Particolare, cioè come sempre una squadra che risponde, questa volta anche sotto un profilo caratteriale, perché dopo un primo tempo così, dopo essere andati sotto, c'è sempre la reazione, la lettura giusta della partita, ma anche la reazione caratteriale, emotiva. Sono sincero, oggi nel guardare i miei giocatori faccio fatica a trovarne uno a cui riconoscere dei meriti. E con questo mi riferisco anche a quei due giocatori che sono usciti nel primo tempo. Il cambio non è stato fatto per un demerito dei ragazzi, ma è stato fatto per una strategia diversa da quella che era la strategia iniziale, dove cercavamo più di lavorare sulle catene. La strategia del secondo tempo è stata quella di andare a riempire l'area con degli uomini che sanno fare bene quel lavoro lì, in quella zona del campo, e quindi si sono ben comportati. Entrare nei dettagli e nello specifico farei veramente fatica oggi, perché poi tutti, anche lo stesso Armellino che poi ho dovuto spostare nel reparto difensivo, oggi tutti hanno dato un contributo importante, da chi ha giocato dall'inizio a chi è subentrato, ma questo succede già da un po' di gare e l'ho riconosciuto ai ragazzi anche prima della partita, e questo mi dà sicuramente tantissima fiducia per quello che è l'obiettivo, al di là dell'obiettivo della classifica, ma quello di diventare una squadra forte, con uno spirito di squadra, e quindi sono segnali sicuramente positivi in quella direzione. Che significa quel terzo posto? No, ma siamo ancora all'inizio, e guardare oggi la classifica significa buttare nel cestino tutto ciò che di buono è stato e si sta facendo fino ad oggi. Bisogna tenere lo sguardo dritto su quello che dovremo fare fra due giorni. Probabilmente stasera ci sta che ci si possa anche rilassare, staccare un attimo e godersi questa vittoria, e poi da domani proiettarsi immediatamente nella partita di mercoledì. Va bene? Una considerazione più generale, mister, se vuole rispondere. Ci sono tre campagne ai primi tre posti in questo momento. Juve Stabia, Benevento e Avellino. Lei so che ha detto non seguo la classifica. Se però per Avellino, Juve Stabia, per dirle, guarda, non so nemmeno. Juve Stabia? No, lo dico io, Juve Stabia, Benevento e Avellino in questo momento. Può lasciare il tempo che trova, però le chiedo, se Benevento e Avellino erano pronosticabili, la Juve Stabia è un po' una sorpresa. Anche secondo lei, o pensa che questa squadra possa essere una concorrente da qui a proseguo del campionato? Beh, sinceramente la Juve Stabia mi è capitato di vederla anche ieri, ed è una squadra che all'interno della propria rosa ha dei giocatori di categoria, dei giocatori importanti. Poi è chiaro che è molto più semplice
Che l'Avellino, che il Benevento, che il Catania, che il Crotone siano quelle le pretendenti alla vittoria del campionato, perché poi se guardi nelle rose è chiaro che i nomi ti portano a dire questo. Però in ogni campionato ci sono quelle squadre che hanno quell'effetto sorpresa, e la Juve Stabia probabilmente, anche se ha dei giocatori, ripeto, importanti, è sicuramente una di quelle sorprese. Per chi potremmo recuperare? Allora, partiamo dalle emozioni, e quella di oggi sicuramente, probabilmente per come è arrivata, è stata sicuramente più forte rispetto alle altre, e mi sono soffermato anche più delle altre volte a guardare quello spettacolo, perché è un qualcosa che ti dà energia, che ti dà quella spinta, come ho già detto, per creare, per chiedere ai ragazzi quel sacrificio in più, quella cosa in più che poi ti porta ad andare lì sotto e sentirsi gratificati. Per quanto poi riguarda la partita di mercoledì, è chiaro che non sarà una partita come tutte le altre. Incontreremo una squadra, un club, una città che a me e al mio staff ha dato tanto, ci ha fatto crescere, ci ha dato la possibilità di lavorare, ci ha dato la possibilità di raggiungere degli obiettivi, delle gratificazioni, quindi per forza di cose non potrà mai essere una partita come le altre, perché a livello emotivo è chiaro che siamo legati. Ciò non toglie che faremo il possibile, faremo di tutto e forse anche di più per vincere la partita mercoledì. I recuperati, allora ora bisogna valutare un attimo la situazione di Tito, che ho visto che era di nuovo affaticato, e quindi bisogna capire bene com'è la situazione. Rigione era già in panchina oggi, abbiamo bisogno di mettergli un po' di benzina nelle gambe. D'Angelo l'avete visto, probabilmente riusciremo a recuperare dall'olio. E Falbo abbiamo bisogno di fare un'ultima valutazione, e penso che la faremo domani, e anche un consulto con i medici. E aiutami ora. Benedetti è uscito era stanco, così come tanti altri giocatori, perché erano affaticati. Cionek e Patierno, ci vorrà ancora un po'.